Ieri ho detto alla mia collega, le temperature vanno dai 4, meno 4 a meno 8, se è così nevicherà. Lei ha detto, ma stai scherzando? No, perché ormai vivo qua da quasi 8 anni e quando la temperatura va sotto lo zero e ci va pettando, nevica, è garantito. Ragazzi, benvenuti, è arrivata la neve. Io lavoro nella sezione forni. Non vedo l'ora di arrivare al lavoro. Sono quello che non vede l'ora di andare al lavoro perché si sta caldi. Vi dicevo prima, io sono contento di andare al lavoro perché lavorando in una sezione dove c'è il forno, c'è un forno di, credo sono 20 metri, è enorme, quindi la temperatura costantemente sempre alta, non altissima, perché abbiamo i condizionatori, quindi si mantiene su una 25-30 gradi. Ma chi invece sta nella sezione di confezionamento se la passa scura, perché ci stanno, la temperatura deve essere mantenuta bassa perché ci sono le creme per evitare che ci sia uno sbalzo di temperatura nei dolci. Loro se la passano scura perché fa freddo, quindi molti di loro indossano il pigiama sotto la divisa. Non li invidio proprio, se uno fa 8 ore con temperature, mamma mia, quasi rischio che mi spacco la faccia perché si sta tramutando in ghiaccio la neve. Non vivi dove lavori, c'è sta niente, c'è sta solo la fabbrica. すごいね。Raga, le zeppole. Mia moglie ha provato le zeppole, ma quello che vedete verde sono le alghe. Ho tutte le alghe giapponesi. Non apprezzavano le alghe. Ora raga, mia moglie ha trovato la ricetta delle zeppole salate, quella napoletana però. E l'ha fatta a versione giapponese, ha preso la farina di riso, la farina è quella per il pane, acqua, un po' di sale, un po' di zucchero e ci ha messo poi il lievito e ci ha messo poi l'alga giapponese e la fritta e quello che è uscito è questo qua. Che onestamente
Non è niente male. La versione giapponese, ma funziona. Non so buone, oh. Sono davvero buone. Un modo diverso di usare l'alga in giapponese. Stasera mia moglie ha preparato il curry giapponese. Abbiamo un programma giapponese di ristoranti undi bisundi. Le pubblicità giapponesi, raga. Ci sarà un numero di comici e cantanti che non ha paragoni in altri paesi. Per chi chiede come fa la televisione a reggere i terremoti, la teniamo bloccata. Questa qua non fa muovere la televisione, ci sono scossi e terremoto. Abbiamo rischiato l'altra volta, 2 anni fa. Ragazzi, voglio nei commenti. Cosa vi ricordano questi qua? Le virtual. Io mi sblocco un ricordo, cioè io credo, le vendono ancora in Italia, sì. Io ho trovato una specie di surrogato delle virtual. Mi dite la dieta, Giovanni, ma non sei a dieta? Questa è mica roba mia, questa mia moglie l'ha comprata. Che fa mia moglie? Compra cioccolate, questa è una forma di fungo, sì. Queste qua. Cioccolatini, ecco. E io non posso mangiare tutta sta roba. Perché devo fare un po' di controllo. Quindi la sera dopo pranzo io mi devo fermare, non mangio più niente. Perché... Ecco qua.